Mercato Juve, tentazione da 80 milioni. Fabio Paratici si sta muovendo moltissimo in queste ore. Tante le operazioni portate avanti parallelamente dal dirigente bianconero, che ora sarebbe anche pronto a stringere per i primi grossi colpi di calciomercato della Juventus. Tra i vari grandi obiettivi del mercato della Juve rimane anche Isco, trequartista che sembrerebbe ormai in uscita dal Real Madrid. Lo spagnolo è un grande pallino di Paratici che continua a seguirlo. Dalla Spagna arrivano conferme, secondo quanto riportato da OK Diario, l'affare potrebbe andare in porto per una cifra intorno agli 80 milioni di euro. Un affare, soprattutto a fronte della clausola rescissoria di Isco da ben 700 milioni di euro. Bisognerà fare attenzione comunque alla forte concorrenza del Manchester City di Guardiola. Ma attenzione perché proprio poco fa è arrivata una clamorosa novità di mercato in casa bianconera. In queste ultime ore è spuntata una nuova suggestione per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportato anche da Sky Sport, Leonardo Bonucci sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain, con l'ex rossonero Leonardo che avrebbe già sondato concretamente il terreno. Il nuovo dirigente del PSG infatti avrebbe fatto dei sondaggi per il centrale bianconero e avrebbe anche già contattato l'entourage di Bonucci. Una pista nuova ma già calda. Tanto che è stata confermata anche dal noto giornalista della Rai Paolo Paganini. L'esperto di calciomercato infatti, sul suo profilo Twitter, ha rilanciato la notizia aggiungendo però anche un ulteriore particolare molto interessante sul possibile sostituto di Leo. Bonucci potrebbe andare al PSG e la Juventus è sulle tracce di un forte difensore italiano. Ho avuto conferme, ma non lo dico, si legge sull'account di Paganini. Ovviamente è subito partita la caccia al possibile nome buono sul quale starebbe già lavorando la Juve per sostituire Bonucci. Noi abbiamo individuato quattro possibili alternative, quattro giocatori che corrispondono all'identikit tracciato e che potrebbero prendere subito l'eredità di Bonucci. Questi quattro nomi dunque potrebbero essere il famoso forte difensore italiano su cui la Juventus starebbe lavorando per il post Bonucci. Non solo grandi acquisti però. La Juve dovrà infatti vendere tanto e bene e in uscita ci sono anche molti giocatori importanti.